Hail Peace. Ogni inizio è una speranza. Il messaggio. Testo e voci di Barbara Favaro. Musica di Stefano Romanini. Chitarra di Marco Millari. Questa storia non si narra di quel che c'era una volta o di quello che sarà, ma di ciò che esiste ora, adesso. In realtà questa non è una storia, ma un inizio. E questa non storia inizia così. C'è una collina che si raggiunge da un solo sentiero. Il villaggio è ai suoi piedi e lei è là che lo guarda e tiene conto dei suoi movimenti. Dallassù piccoli uomini e donne che si cercano e si trovano, e si scontrano e si parlano, e a volte si amano, altre si odiano. Questi uomini e queste donne, che non stanno mai fermi, hanno imparato con il tempo a prendersi un istante dei loro giorni, proprio quando fa sera, per guardare alla collina e a chi la abita. Sanno che al loro risveglio qualcosa accadrà, e i loro cuori battono un po' più veloci e leggeri al pensiero di quel che potrebbe essere. Tra il boschetto di quella collina c'è una casa, una casetta piccola, due stanze soltanto, un rifugio più che altro, ma sul tetto c'è un telescopio e ogni sera, fino all'alba, un uomo osserva e ascolta il cielo e i suoi movimenti. Solo un altro tipo di villaggio, perché no? L'uomo sembra non avere età, se non segnata sulle pieghe attorno alle labbra, che tengono salda una pipa di radica. L'uomo ha capelli neri, non lunghi, a parte il ciuffo. Si chiama Elvis, no, non il ciuffo, ma l'uomo, anche se quel ciuffo è stato rubato sicuramente al re mitico d'oltreoceano. Gli occhi donici di Elvis riconoscono le stelle. Sanno pesare distanze che per noi sono inimmaginabili, come se fossero cucchiaini di zucchero nel caffè nero del cosmo. 1, 2, 3 e mezzo. Il cielo in certe notti sa essere dolce, in altre meno. Come il cuore degli uomini, pensa Elvis, e nessuno potrebbe dargli torto. Al villaggio non sanno dire di preciso quando e come Elvis abbia preso possesso della loro collina, del piccolo rifugio e di quell'osservatorio privato che i grandi scienziati avevano abbandonato molti anni prima. Sanno solo che una mattina presto qualcuno ha visto scendere dal sentiero della collina un uomo con il ciuffo. Certe domande non si osa farle nel villaggio, si preferisce aspettare che le cose si spieghino da sole. Basta avere pazienza. Al villaggio hanno molta pazienza, anche quando le cose che devono essere spiegate sono piuttosto stravaganti. È una questione di fiducia. Al villaggio c'è pazienza e fiducia. Questo rende tutto molto limpido e semplice. Un bel posto in cui stare. Fatto sta che quella mattina che al villaggio è comparso l'uomo col ciuffo, il villaggio aveva fatto all'unisono un lieve cenno col capo e questo era stato il suo benvenuto. L'uomo col ciuffo aveva sorriso e nessuno aveva più pensato alle spiegazioni. È una cosa importante da dire perché l'uomo col ciuffo in quella prima mattina ha osservato tutto del villaggio, ogni strada, ogni negozio, ogni angolo, ogni viso, tutto. E poi con un bel sacchetto di provviste è ritornato sorridendo sulla collina. Da quel giorno Elvis ha pensato la sua giornata e la sua notte come se fossero suggerite da una musica, senza perdere una battuta, dando al tempo i silenzi che vuol prendersi e ai suoni lo spazio che reclamano. Elvis sulla collina, dal suo piccolo osservatorio, ascolta le stelle. Elvis non lo dice, lui non parla molto, ma lo pensa. Le stelle, mentre scivolano e scendono, e brillano e si spengono, mentre guidano e rassicurano, ridono e piangono, le stelle sussurrano. Elvis le ascolta.
e ogni sussurro ha un nome. Ogni sussurro di stella è un messaggio per un uomo o una donna, vecchio o bambino, per ogni animale, per ogni filo d'erba, cespuglio, fiore, albero o frutto. Milioni di sussurri per milioni di vite che respirano. Elvis ascolta tutto, le ascolta tutte quelle stelle. Un sussurro e un altro, e poi un altro, e un altro ancora, e un altro. Possono fare un bel chiasso tutti insieme, si potrebbe pensare. Non per Elvis. Quella è la sua musica, quella che non smetterebbe mai di ascoltare. Ogni notte Elvis ascolta i sussurri delle stelle. Poi, quando l'alba è vicina e le stelle piano piano si fanno invisibili, lui ne raccoglie uno, un sussurro. Uno solo per ogni giorno che inizia. Lo raccoglie, lo stende sul suo leggio e lo traduce in note di parole. Scrive il sussurro su un piccolo foglio di carta, lo piega per bene e poi Elvis sale sulla sua bicicletta e scende come in volo dal sentiero fino al villaggio. Il villaggio lo sta aspettando, col cuore che batte piano, ma vivace e leggero. Elvis e la sua bicicletta percorrono il villaggio in un vento fresco che porta colori appena lavati, che profumano di buono. Elvis fa due giri, o forse tre, tre e mezzo a volte, e poi si ferma in una casa, in un negozio, in un angolo della via. Si ferma ad un volto e un nome, e a questo, solo a questo, consegna il sussurro. Poi riprende il sentiero della collina, ritorna al suo rifugio dove si stende per un buon sonno. Ogni giorno un uomo o una donna del villaggio è il destinatario di un sussurro della sua stella. Elvis lo trova e glielo consegna. Ogni giorno da quel sussurro nasce un nuovo pensiero, esce una nuova risposta, ci si riscalda ad una nuova fiamma. Il villaggio aspetta ad ogni alba il sussurro di speranza, con la fiducia che Elvis, leggero e fresco come il vento, arriverà.